Salve, buongiorno da Licusati per il Vibo Villa, le formazioni Vallinoto, Senatore, Basiletti, Ruocco, Orlanno. Centrocampo formato da Bonizio, Ferrigno, Fusi e Rizzuti. Coppia d'attacco Cristian, Gerbase e Fedullo. A disposizione del mister Faraco, Accardi, Giffoni, Capano, Vita e Corno. Buona partita. No. Per i Licusati in porta c'è Raffaele, Walter dietro, numero 3 Pasquale, numero 4 Alessandro, numero 10 Mattia Cammarano con il numero 11 Alfredo Russo e con il numero 9 Aldo Iannuzzi. E con il numero 7 Saturno Aldo, il nostro musichiere. Ok, buonasera, siamo sempre il collega e Riccardo Abbate, il padrino Garofalo Pietro. La partita è iniziata da pochi minuti. In attacco il Vibo Villa, il numero 8 Walter Manuel esce e spazza. Walter respinge, ancora Vibo Villa al centrocampo. Pasqua, sulla sinistra, mette in mezzo qua il nostro Antonio D'Alessio. Prova il lancio per Iannuzio Aldo, il nostro Pepita. Iannuzio Aldo se ne va. Iannuzio Aldo no. Niente di fatto. Vallinoto Antonio alla battuta. Vallinoto Antonio, il numero 8, il Bibo Villa, avanza. Cammarano ancora, la dà lunga per Alfredo Russo, il nostro Nigno. Il nostro Torres, rimessa a favore del Vibo Villa, batte il numero 1 Vallinò D'Andoni. Rimessa del portiere avversario, centrocampo Felipao, l'appoggia per D'Alessio. Ma sbaglia il passaggio, rimessa ancora del Vibo Villa, il numero 6 del Vibo Villa, intercetta il nostro Alessandro, il nostro numero 3. Senatore batterà la rimessa dal fondo. La rimessa dal fondo. Fallo a favore del Vibo Nati. Ancora fallo per il Vibo Nati. Vediamo che cosa succede nell'area delle Cusano. Batte numero 11 Gerbasi, intercetta il nostro Raffaele, come sempre imbeccabile. Ora batte con le mani al nostro Torres. Ancora il nostro Iannuzzi, niente di fatto. No. Dai, il nostro numero 3, Aspetti. Il nostro Aldo, Iannuzzi. Vai Pasqua, pressa Pasqua! Ancora loro intercettano.
nostro Alfredino avanza, cross, quasi un gol, per poco è mancato. Batte ancora il nostro portiere avversario, Ballinotto, rimessa dal fondo. Vediamo sta palla, mezzota! Ballinotto, Alessio, 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 Ballinotto, Pasqua, Rocco, Giannuzzi. Spazio ancora il Bibbo Villa. Dai, pressavo! Il pressing del Ligusati, a turno alto. Prende palla il nostro Nino, Alfredino. La mette per Aldo Iannuzzi, il Pivitano! Batte il nostro Walter, la rimessa. Siamo arrivati. Fatto male il nostro numero uno. Ma è il nostro numero uno, Raffaele, vediamo che... Siamo al settimo minuto del primo tempo, sempre sullo 0-0. Batte il nostro Walter. L'arbitro dell'incontro è il signor La Manna di Marina di Camerota. Dalla sezione di Sabato. Nostro Raffaele Saturno batte la rimessa lunga per il nostro Pipita. Il musichiere, il nostro musichiere prova l'imbucata ma non va. Ma senatore intercetta del Bibovino. Il nostro Nino appoggia per Cammarano. No, l'arbitro, ma cosa fischia? Chiama un fuorigioco che non esiste, che il nostro Cammarano se ne sta andando in porta. Pasqua, Pasqua. Comunque ora batte Ballinotto, il nostro portiere avversario, che ha origini cusitane, origini di Ligusati, per chi non lo sapesse. D'Alessio fa un fallo a favore del Bibbo Villa. Del Bibbo Villa. Batte Basiletti del Bibbo Villa. Vediamo che cosa succede nell'area degli Ligusati. Batte, piate da uno! Batte Basiletti. Rot. Ancora Fedullo, Fusi, fallo a favore del Ligusati subito da Antonio niente. D'Alessio, Spidi Gonzales, signor La Manna di Marina di Camerota, sezione di Sabri. Ora batte il nostro Walter la rimessa che fa lunga tutte le domeniche. Vediamo dove va a finire il pallone. Bella palla lunga. Torres, il nostro Torres. Tiro. No, fuori di poco. Ma stiamo giocando bene. Stiamo giocando bene. Un buon impatto su questa partita. Oh no, Giacchino. Sì, il portiere di origini lusitane, Ghirighello. Basiletti. Cammarano. Appoggia D'Alessio, D'Alessio. Spidi Gonzales. D'Alessio. Cammarano, no, non va. Palla il nostro Cammarano. Cammarano. Prova a cambiare il gioco. No. Numero 11. Cristian appoggia il numero 10. Alessandro Garofalo, il nostro pitbull. Appoggia sempre a Cammarano. Il nostro Nino. Cammarano ancora. Bello 1-2. Il nostro Nino va sul fondo. Prova l'imbucata. Ancora lui. Non ci riesce. Dribbling.
con il nostro Cammarano, appoggia per il nostro Speedy Gonzales. Aldo all'arco! Speedy Gonzales la mette in mezzo, niente da fare. Dai così ragazzi, avanti così. Vallinotto alla battuta. Niente da fare. Messa di Vallinotto. Cammarano, ma sempre lui. Intercetta Cammarano. Che appoggia al nostro Russo. Passa sempre al nostro Ninja. Torres. Bella palla. Torres per gli Annuzzi. Vallinotto alla battuta. Resta del solito Vallinotto. Il nostro capitano appoggia Felipao. A Felipao. Felipao per il cavaliere. Prova il lancio lungo cavaliere sul Pipita. Dai, attacchiamo! Il nostro Pipita. Dai, dai! Si fa fregare la palla. No, non c'era. Spalla a spalla, arbitro. Palla a Fusi, che deve indietreggiare. Mattia, cambia prima qua, è sempre tesoro. Cambia la palla, una battuta. Per Fedullo. Speedy Gonzales, Cammarano. Siamo all'undicesimo minuto del primo tempo, sempre sullo 0-0. Carro armato Giosuè. Giosuè. Non aspettare, Giosuè. Palla a Nino. Nino per il Pipita. Il nostro Pipita. Fa un dribbling. Cerca di entrare nell'area. Il nostro Pipita. Torres. Fallo su Torres che l'arbitro non vede. Non vede l'arbitro. Il nostro Speedy Gonzales. Alessio, ancora lui. Speedy Gonzales. Tutto in mezzo per il nostro Aldo. Ma non ci arriva, purtroppo. Ora il nostro quasi paesano Vallinotto batte la rimessa. Aldi, bene il bocci a rete, lo fa a lunga. Fa a lunga. Per Fedullo. Fedullo fa un tacco che intercetta il nostro Torres. Numero 6, Bonizio. Bonizio gira palla. Batte nell'aria. Il nostro numero 3, Rocco. Speedy Gonzales, bella palla per Russo. Torres. Il nostro Torres va palla al piede Torres. Nino, bella palla per il Pipita. Il Pipita, no, il tiro di quelli. Insomma, poco. Sale palla al piede, bella palla lunga. Intercetta il nostro capitano. Questa domenica lo vediamo più in bande. Felipao, ancora non balla al centrocampo, è sempre il migliore. Pasca, redatti, Pasca! Carro armato Giosuè fuori. Giosuè intercetta. Il nostro Nino. Per Torres. Il killer. Ancora Alessandro. Alessandro, fallo il nostro sul carro armato detto Brigel. Ah, mo è coglione. Il nostro Brigel di Ricusati. Ex terzino del Verona dello scudetto. Andisa che botta la calcio, è stato un giallo, Andisa che botta il giallo. Arriverà, arriverà, non ti preoccupare. Ora D'Alessio, avanti. Speedy Gonzales. Bella palla per il Pipita, è buona. No, arbitro! Solo lui, assurdo. Arbitro! Io non so come fare a chiamare un po' il gioco del genere. Batte Vallinotto. Walter Manuel. Rami, bravo Rami. Butta subito in mezzo. Per il Pipita. Per ma non c'è nessuno. Accorciamo, accorciamo. Alessandro intercetta il nostro Bigel. Fallo. Il nostro carro armato. Il nostro Bigel non molla. Batte Basiletti. Un fallo laterale.
è là, là vicino alla via nostra. Vediamo che cosa succede. Prova il dribbling, ci riesce, rimessa sempre a fuori del bimbo. Oh, 7, al 7! Alto! Alto! Senatore Gianluca alla rimessa. La farà a lunga. Vediamo, la butta nell'aria. Torres ma il nostro Torres si intercetta. La prende Fedullo. Spidi Gonzales, ancora lui, Spidi Gonzales. Per il nostro Higuaín. Se la fa fregare. Vai il gol, oh, il numero 7, Ferrigno Gerardo, avanza. Quindicesimo minuto, sempre 0-0 del primo tempo. Il nostro pitbull. Riegel, Riegel per Torres. Torres. Il nostro Gesù è intercetta e la butta fuori. Cammarano, Spidi Gonzales ancora lui. Bella palla di Spidi Gonzales per Alfredino. Ma non ci arriva, rimessa a favore del Ligusati. Batti, va batte, batti! Mattia, palla a batte! Va a battere Cammarano, nel nostro, un fallo laterale per noi. Batte il nostro play. Il quale è un po' nervoso il nostro passione. Ma... Brigel batte. Torres la butta in mezzo, ma non c'è nessuno. Stavano nella stessa posizione. Giriamo, giriamo, siamo forti. Pallinoto. E te mare a me, Danilo. Del certo Cammarano. Calma, Pascali, calma. Al quale? Fallo laterale per noi. Felipao. San Cammarano, calma Walter, via la Walter, non andare. Abbiamo un problema a costruire il gioco oggi. Luciano del Ruvaldo, numero 10, il Suti. Ancora fallo laterale per il Bibonato. Oh, sto sempre a casa! Qua! E qua si fa da nulla! Boh, zoom, non ci devo prendere, ma buttare, come comincia a suonare? E noi ci siamo morti da qua! Spara! Parte! Rimessa di Raffaele! C'è Orlando Vincenzo! Che intercetta del Vibo Villa! Rizzuti senatore batte il fallo laterale per Rizzuti. Rizzuti fallo di fallo per D'Alessio, no, ma l'arbitro è assurdo, non lo dà di nuovo un fallo laterale per loro. Cammarano, Cammarano per il nostro Torres, avanza, avanza, palla al piede Torres, tutto in mezzo, ma intercetta il 5 Ferrigno del Vibo Villa, che non sta sbagliando niente fino a questo momento, questo Ferrigno. Batte il nostro numero 7, Spidi Gonzales. Il musichiere, mi dice il collega. Il nostro musichiere twercatore, Aldo Saturno. Mette al centro, non c'è nessuno. Tiro cross, quelli che faceva qualche tempo fa Alex Del Piero dal calcio d'angolo, più o meno un po' più avanti. Si è ricordato quei tiri. Si vede che ha fatto scuola il grande Alex. Che cazzo ha fatto? Vallinoto alla battuta lunga. Vallinoto. Spidi Gonzales prende palla. Per D'Alessio. Spidi Gonzales per il nostro Pipita. No, fallo. Si messa per i Ligusati.
fallo a favore del Vibo Nati. Però da fallo al Vibo Nati. Battono veloce, ma l'arbitro vede. Batte veloce, senza che con la palla in movimento. Niente di fatto perché l'arbitro a ripetere. La battuta a favore del Vibo Nati. Ancora la battuta per il Vibo Nati. Vediamo che cosa succede, mi pare l'arbitro un po' in confusione, ma comunque. Ah, ma questo è l'arbitro anche della zona, questo arbitro. Alfredo, non ti accendo, Alfredo! Ultimo caso. Batte Basiletti. Lunga. Lunga per Campanile. Per Fusi. Cammarano. Ancora Cammarano. Vuole il nostro Cammarano. Per il nostro Pepita, stoppa palla. Pepita. Cerca l'appoggio. Per il musichiere. Non va. Musichiere. Pare che la musica non la batte bene. Rami, anticipa Rami. Il nostro Pitbull. Ancora il nostro Brigel. Il nostro Brigel. D'Alessio. Gesù, vai più dietro. Parte il numero 6 Bonizio del Vibo Villa. Pasqua. Per Rocco. Rocco per Fedulo. Fuori gioco. L'arbitro ha chiamato il fuori gioco. Fuori gioco. Vuole il nostro Cammarano. Avanza. Palla a Torres che non controlla bene il pallone e va fuori purtroppo. Bonizio ancora. Incredibile come stiamo facendo fatica per costruire il gioco oggi. Tirano poco su pallone, porca puttana! Felipao intercetta, Felipao, bella Felipao. Il musichiere. Per il musichiere. La prende, palla al piede al musichiere. Va, ma sbaglia il passaggio. Sbaglia il passaggio e Basiletti subisce fallo. Ancora fallo per il Vibo Villa. Vediamo che cosa succede. Questa rimessa di Basiletti. Intercetta Cammarano. Testa intercetta. Appoggia Spidi Gonzales. Spidi Gonzales. Alessio. Orlando. Ancora il Vibo Nati. Fusi. Fusi. Prova il fondo. Senatore Gianluigi. E si guadagna il fallo. Senatore Luigi. Senatore Gianluigi ha subito un fallo dal nostro D'Alessio. Basterà una punizione quasi un po' lontana dalla nostra area di rigore, ma per il vediamo questa punizione. Come verrà battuto. Aldo! Aldo! Vediamo! Il 4, Pio il 5, Aldo, prendi il 5! Punizione, punizione a favore del Vibo Nati. Senatore Gianluigi. In area di rigore c'è. C'è Izzuti. C'è davanti avversario. Vediamo. Spazza il nostro carro armato Giosuè, prova il tiro a volo, tira, ma non va. Tira al volo Fedullo. Fedullo, ma niente di fatto. Alla rimessa, Saturno Raffaele, rimessa detto Raffaele. Zucchero. Raffaele. Bella batte. Rimessa lunga, prende il nostro 7, ancora Fedullo. Ancora Fedullo. Fedullo allarga il gioco per Fusi. Fedullo per Fusi. Fusi tender cross. Sciabolata. Rami appoggia in calcio d'angolo. Mette in calcio d'angolo e non rischia niente, giustamente. Batte sempre il solito Rizzuti. E siamo sempre sullo 0-0. Il calcio d'angolo, vediamo. E cosa succede per gli avversari? Calcio d'angolo a favore del Vibo Nati. Speriamo che il nostro Raffaele ci metta la pezza. Questo calcio d'angolo e i nostri difensori ovviamente.
batte Rizzuti, parata di Raffaele che l'aveva calcio d'angolo, battuta direttamente in porta, calcio d'angolo incredibile. Oggi calcio d'angolo quasi tutti li stanno battendo direttamente in porta questi primi 30 minuti. A due, il due! Vabbè, fai la telecronaca, rompe. Chi c'è sulla palla? Ross? Il nostro capitano si fa saltare. Rizzuti, tentano il cross e il nostro Saturno la prende. Il nostro Raffaele, come al solito, ha una appoggia al nostro campine. Torres. Il nostro Torres sale nostro palla Torres. Al piede. Tende il lancio lungo per il pipì da Iannuzzi. Alto! Facci! Pipita, vabbè. Niente di fatto. Rimessa a favore del Vibonati. Tagliamo, dai! Rimessa del Vibonati. Di Rocco. Ma subisce fallo, il fallo. Ma il nostro Torres. Salte! Troppo. Lascia l'Alessandro! Stiamo costruendo poco gioco fino adesso. Come occasioni sono poche. Sono una marca 1. Stai vicino all'Alessandro! 1, 2, Fusi. Avanza Fusi. Rizzuti. Il nostro capitano la liscia e arriva Rami che spazza il nostro Rami che fa una rimessa ma che la sbaglia a rinviare, subisce fallo Rizzuti. Ora c'è un nuovo microfono, ecco, c'è una tentata rissa di Walter. Una tentata rissa, stai zitto, questo sì. Walter cerca di reagire su il nostro Rami. Ma poi e si scusano i due, si scusano. Fanno pace come al solito, sono solo. Fuoco di paglia, Beppe. Sono reazioni. Sono solo mutuelle. Succedono spesso nel calcio. Fallo a favore del Vibonati. Fallo di rimessa di Rocco. Bestemmia dal campo. Rocco. Era stagizio. Batte Rocco, vediamo cosa succede. Grazie di Giacomo. Ad Alessia vediamo che cosa succede per questa punizione per il Vibo Villa al limite dell'aria. Punizione direttamente in porta, pare il nostro Saturno, ma il nostro Raffaele come al solito para senza problemi. Ancora calcio d'angolo per il Vibo Villa che sta collezionando 6 o 7 calcio d'angolo al minuto. Minuto siamo circa al 20esimo più o meno, mi dicono. Calcio d'angolo, il nostro killer butta fuori. Che tempo si fa? Rimessa a favore del Vibonati. Esce il nostro Speedy Gonzales, palla al piede. Voleva trovare il nostro Pipita ma che non riesce ad intercettare. Sempre palla il Vibonati. Felipao. Cammarano. Bella combinazione. Il nostro musichiere. Tende il lancio lungo. Iguain. Palla fuori. Fa fregare la palla dal numero 4. Mattia, vai a prendere la palla, Mattia. Orlando. Cammarano. Cross. Butta in mezzo ma non c'è nessuno. Ballinotto. Vai combo! Senatore lancia davanti,
fallo su Fedullo. Ma come sei pagliaccio! Di Gesù è anche se è un fallo di che poteva evitare di chiamarlo, perché è un fallo che se ne vedono in molti la domenica. Come al solito abbiamo qualche problema con gli arbitri, come al solito con l'arbitro. Quindi che sezione? Penso così. Vediamo che cosa succede. Punizione a favore del Vibo Nati. Cross. A Gesù è l'eccetta. E Vasiletti fa un contro cross che non serve a niente. Il nostro Brigel va alla rimessa. Il nostro Brigel ancora lui. Alessio. Ma tu non sei portato in Marano. Il nostro amico. Batte. Numero 7 avversari ancora. Bella combinazione di passaggi. Ancora il nostro Felipao. Felipao ancora rimessa a favore. Come al solito avevo un po' meno timbante. Senatore, prova ad allargare, ma il nostro Nino, il nostro Torres, frontendo il numero, non va. Torres. Spiri Gonzales. Spiri Gonzales ancora, palla al piede, Cammarano troppo lento nel passare la palla. Ora Cammarano. Ecco qua, Felipao. Chiude bene. Nostro Pasquale. Il nostro Rui Barros degli Cusati, è il portoghese della Juve. È ancora il nostro musichiere, ma va fuori. Pallone. Batte il nostro musichiere. Il musicologo, Saturno Aldo, il musicologo. Vediamo il nostro musichiere che combina. Stai là. Vediamo come la batte. Salgono le torri. Batte Aldo il musichiere. Fatto in mezzo, intercetta Rami con no, Rami. Amoroso. Bella palla del musichiere. Grande palla. Del musichiere. Troppo l'ha colpita male il nostro Rami e torna subito nella nostra retroguardia dopo questo colpo di testa pericoloso. Batte, fermala, batte. Batte Pallinotto per il senatore. Senatore. Per Briga l'intercetta, per ecco Torres. Qua il nostro Pepita, il Pepita. Torres, Pepita. Pepita, il musichiere. Il musichiere tende al numero. Cross. Rimessa a favore degli Cusati. Ma stiamo giocando bene. Ora lui. Batte il nostro capitano. Barros. Nostro capitano. Maledetto Barros. Musichiere. Palla dalle nostre postazioni. Incredibile, ma stiamo migliorando man mano che arriviamo a metà partita. Rimessa sempre a favore delle Cusate. Ancora per alla battuta il nostro capitano, sui piedi del musichiere. Palleggia, ma se la porta fuori purtroppo. Siamo qua! Messa per il Vibo Villa in via Ruocco. Scusi, killer. Il nostro Rami spazza fuori, campanile. È un punto di riferimento per il Vibo Villa, tutte le palle vanno a lui. Rami, ragiona. Per il musichiere, vediamo che cosa succede. Arriva prima Pallinotto, gli ruba la palla. Pallinotto rimette,
Grande stacco, imperioso del nostro carro armato. Il nostro Bibita, bel numero. Felipao, bella palla. Ancora lui. È sempre, sempre Ligusati in attacco, il nostro capitano. Il musichiere, palla al musichiere. Numero dal musichiere. C'era un fallo di mano evidente che l'arbitro qua, il nostro Torres. Avanziamo. Il nostro Torres. Torres. E ancora una volta chiamo un fallo assurdo a favore del Bibonati. Incredibile quest'arbitro. Penso che i falli non sanno neanche dove sono di casa, a mio parere. Chiama dei falli assurdi, quelli che ci sono non li chiama e quelli che non ci sono li chiama. Inventiamo. Ma io non lo so dove ci troviamo. Sono d'accordo con lei, collega. Milanese, questa è la cronaca. Alla rimessa Vallinotto. E Cammarano sempre. Con la Torres. Ancora Bonizio. Rami. Ferrigno. Rami, bella palla per Torres. Torres è solo, può puntarlo. Può puntare Torres. Può puntare. Può puntare Torres. Torres avanti. Numero di Torres. Numero di Torres. Mette in mezzo, rimessa a favore dell'Ligusati. Basiletti. Fallo laterale per noi, ovviamente. Vediamo che cosa succede nell'area avversaria. Batte D'Alessio con le mani in mezzo. Cammarano. Cammarano, ma se la fa rubare da Bonizio e la butta avanti in ballo laterale. Batte Pasquale, detto Barros. Ancora il musichiere. Palla al nostro Cammarano. Ferrigno. Fusi intercetta. Anche i nostri tifosi che sono un po' agitati, ma dobbiamo capire. Il nostro capitano appoggia Spidi Gonzales D'Alessio. Per il nostro killer. Il nostro Brigel. Brigel. Ex Russo. Il Pipita. No, non si intendono i due. Ancora il Pipita. Ancora il Pipita, Felipao, Russo, ecco Felipao. Ancora Russo. Ora l'ha visto il fallo, che c'erano altri dei nostri evidenti. Avanza Orlando. Senatore. Felipao, bella palla di Felipao che la ruba agli altri. Felipao vede il movimento. Bella palla per il musichiere. Vai alto, pressa. È intercettato però. Musichiere. Mette davanti il piede e fallo laterale per loro. Vediamo. Batte Basiletti. Siamoci vicino. Basiletti. Felipao intercetta, Spidi Gonzales, numero di Spidi Gonzales. D'Alessio. No, Felipao appoggia Cammarano, Cammarano al tiro. Palle dell'avversario del numero 8, Ferrigno, ma l'arbitro non chiama niente. Ancora Fusi, sempre Fusi. Ancora Ferrigno, ancora Bonizio. Bello il nostro pitbull. Come un carro armato, detto. Numero di Russo. Ho detto il carro armato Brigel. Cammarano, ancora può Cammarano. Provare il tiro. Il musichiere, il Pipita, il nostro Pipita. Il nostro Pipita. Tutti. No. C'era quasi un rigore che l'arbitro fa finta di non vedere. Come al solito, un calcio nell'area di rigore si punisce con il rigore, non come sta facendo quest'arbitro. Fallo a favore del Vibonati. Fallo del Vibonati. Per il Bibonati, cioè Aldo, segui il 3, Aldo, segui il 3. Ferrigno. Accurcia. Occhio Pasqua. Batte il senatore. Chaudhry. Alla battuta senatore, ricordiamo, stiamo sempre sullo 0-0. Aldo. Siamo sullo 0-0 al minuto. Più o meno il trentesimo. Ah,
Sì. Bella scemo però, che cazzo fa? E come faccio? Algerizio ogni tanto. Ogni tanto Algerizio. Ma prima. Boccioso, prossimo da tua camera, ma tu non vai bene. Non vorrei che qua andasse più ora lei. Come dici? Ti cazzo un problema questa cosa, questa ricorsa, non manda di telefonare. Non parla, sono sostenuto. Siamo quasi a metà, a metà partita, al primo tempo siamo al 30-35esimo circa. Alla battuta Saturno Raffaele, lunga, il Pivita è solo, stoppa la palla, Muzzi. Può andare. Il nostro Torres, il nostro Torres, bella palla, buona idea. Bella palla filtrante che non passa. Blocco. Il nostro Pitbull. Il nostro Pitbull. L'arbitro fischia, punizione a favore del Ligusate. Fallaccio su Alessandro, ha detto Brigel. Scusiamo, dà il fallo. Fallo a favore del Vibonati. Non lo chiama nemmeno, incredibile. Ma questo non lo so. Arriva il nostro Vincenzo Di Gesù. Un arbitro che va, vuol far carriera. Il nostro Vincenzo Di Gesù. Ma quella carriera, se vuol far carriera è discutibile, perché se non vede un fallo del genere, io non lo so come fa carriera. Fallaccio evidente. Alfredo! E poi un fallo per noi lo dà gli avversari. Io non lo so. Cioè fallaccio per noi e lo dai agli avversari. Stai proprio arbitrare, guarda. Discutibile questo fallo. Ma comunque noi ci siamo abituati con arbitri che più che ci vanno contro che a favore. Comunque, andiamo avanti. Punizione a favore del Vibonati. Orlando del Cetta Fedullo. Qua che inquadriamo la nostra panchina. Orlando. No, non fa niente quella fissa rama. Rocco. Il nostro Speedy Gonzales. Alessio. Speedy Gonzales. L'arbitro fischia. Fedullo quando l'arbitro aveva fischiato e non l'ammonisce nemmeno, scandaloso l'arbitro, è qualcosa di scandaloso. Io non lo so se non sa neanche i falli evidenti quando l'avversario butta la palla fuori, quando ha fischiato e non Saturno alla battuta, lunga. Batte. Buona per il nostro Pivita! No. Ah, Iannuzzi. No, non va. Non va, come signore, al solito. È finita! Signore! Batte. Vallinotto. Il nostro Felipao. Bella palla di Felipao. Cambarano, bel lancio di Cambarano per il nostro musichiere. Vediamo cosa succede, cross. Signore! Purtroppo niente di fatto, che Vallinotto intercetta il cross del musichiere. Lo fa troppo. E l'arbitro da due minuti. Finisce il primo tempo. E siamo sempre sullo 0-0. 0-0, scusati, Vibovilla. Ci risentiamo alla ripresa, amici ascoltatori. Inquadrati i nostri tifosi. Ripresa dei tifosi. E siamo qui al secondo tempo. Sto andando al centro del. Siamo sempre sullo 0-0. Fatti zitto, non poco, non grudava veramente. Per la sua prima telecronaca, il signor Pietro è molto emozionato, quindi sta studiando. Si parte. Bravo, saliamo, saliamo, Walter, sali, sali. Paseletti. Rocco. È il nostro killer. Intercetta. Il nostro Speedy Gonzales. La gira per il nostro capitano. Non va. Il Nino. Torres. Rami. 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 Cammarano. Speedy Gonzales. D'Alessio.
Ancora Speedy Gonzales. Avanza. Ha ragione. Il nostro Nigno. Prova il tiro il nostro Nigno. Calcio d'angolo. Ramiro pericoloso. Prepara nell'angolo. Spara un po'. Dove stai io? Grandissimo tiro. Ma paura. Ma Pallinotto fa una grande parata. Batte il musichiere, batte il nostro musichiere Saturno Aldo. Il musichiere che cosa combina questo calcio d'angolo? Oh, ma sotto batte in mezzo, purtroppo va bene così, intercetta, c'è un tifoso avversario ovviamente che dice le solite banalità. Camparano, il nostro Brigel batte la rimessa, rimessa a favore del Vibo Nodi di Baseletti, la precisione passa al senatore, è prenotato già la Marina, che ne sa, senatore butta al centro per Fedullo. Cammarano Malano a Fusi intercetta e lancia davanti, ma Rami chiude bene e avanza per Cammarano. Il nostro Gesuè Rami svirgola Felipao avanza come al solito e sbaglia il passaggio. Felipao oggi c'è uno e non c'è, non c'è. Ma tutto quanto è trasformato. Avanza, attenzione, Rizzuti, c'è un ballo che l'arbitro non doveva chiamare, ma come al solito interveniamo dal campo, rigore netto per il Vibo Villa, non fischiato, lo chiama ma non c'era. Non c'era. Ci sono tifosi avversari che stanno disturbando la telecamera, ma forza Vibo Villa, olè. Ecco qui inquadrati i nostri tifosi. Non possiamo fare niente. Ti stanno andando addosso qui. Ecco qui. Passa il nostro Raffaele, il fallo laterale del Vibo Villa. Sali! Rimessa dal nostro Saturno. Raffaele batte per Torres. La prende Felipao. Buona lui. Cammarano. Torres. Un tiro innocuo. Pallinotto lo prende e ribatte. Melina la Caprina. Ancora Felipao. Rimessa laterale ancora di Barros. Sali. Pasquale detto Barros. E mettici un lavoro allegri. Ma purtroppo qui i risultati. Ma non deve essere generosa. Anticipa Rami. Riccardino sì, voglio. Il nostro musichiere, palla al piede. Il Pipita, il nostro Pipita, prova il dribbling. Chiama un fallo per il Ligusati, presumo. Stiamo facendo i ginocchi. Ferma qua. Ecco qui inquadrato il nostro vice mister Romeo Iannuzzi. Il nostro Klopp sta dando le disposizioni.
Bello! Sale lupo che uomo, tutto sta andato! Scindilla in campo! Questo è un momento di molte scindille in campo! Ferma, ferma! Vatte, Vallinoto! Andiamo Vallinoto! Ah no! E che c'è? C'è un giocatore mai lei! Numero 10 avversario! Arbitro! Tira per Ciffoni! Ammarano! Torres non intercetta. Davvero però che non è che intercetta. Batte per Accardi. Accardi. Come vedi? Era fa la seconda voce, Dollo. Ma si dovrà ragionare. Dollo. Dai, dai, dai. Mannaggia la puttana! Il Bocco! E per accompagnare! Il Suti! Mannaggia la puttana, mannaggia! Non si rende conto, io! Sta chiamando dei falli che sono un po' discutibili. Non so, si buttano per terra senza che il pallo esistente. Comunque, comunque quest'arbitro con i falli abbiamo capito che non gira, azzecca un tubo. Batte Basiletti per il Bibbo Villa. Vediamo cosa succede nella nostra area. Fatto in mezzo e il nostro Lello la prende con il pugno e fa un... non succede niente di niente e si lamenta il nostro avversario come se l'avessero Lello! Lello! Vediamo che cosa sta succedendo nella nostra area. Mucchia selvaggia c'è in aria! C'è uno di Bovilla, il numero 9, che non riesce a alzare. È un assaggiatore romano. È candelera brutta. Questa è la Calietta. Ma perché non ti sento manco? Calietta, così chiamava. Al tono di voce. Si è fatto male, al numero 8. Assolutamente mai Calietta. Ecco sì, sì. Ma fai il commento mo che sto a voi la linea Giovanna! L'hanno chiamata moglie. Ah, sei semplice. Ma non era parlato. Io ma questo è scemo, abbiamo quello. Ecco la verga del bindo capo, tu sta la telecamera allora. Raffaele rimette, batte la rimessa. Aldo! 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 Alfredo! Vai largo! Lino! Ammucciato per largo! Sango! Geraldo! Allarga! Batte Raffaele! La rimessa lunga! Rimessa lunga! Si ammucciano come i fuggi di Cerza! Largati! Allargati! Largati! Che ci vai a fare? Vediamo che cosa succede! Batte! Prende il nostro Speedy Gonzales. Vasiletti. Fa vantaggio, fa di palla a bocca. Sali. Non bide niente. Il nostro Torres. Non va niente. Ferma. Batte Vallinoto. Vallinoto per Ciffoni. Messa laterale del Bibbo Villa. Bovilla per Ciffoni. Ciffoni. Vita. Rita. Vita mia. Fallo fuori dal Bibbo Nadi. Nostro avversario Vita batte
Vediamo che cosa succede nell'area avversaria. Caressa e verde. È vero Fabio. Mucchio selvaggio! Rocco! Nostro carro armato. Rinaldi, Torres! Manda il nostro Torres! Ma si fa rubare la palla, ma Felipao intercetta! Rami! Ancora Rami! Gianluzzi! Era buona! Il Pepita non ci crede! Si alza un campanile! Si alza un campanile! Dai, 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 fatti un po' su, per favore! Dai! Lei faccia un posizionare! Alessio batte, ora da Alessio, fammi un gol, se si chiama un po' facile. Rimessa a favore del Vibonati. Oh, arrabbiati, dai, dai Aldo, dai Aldo, dai Aldo, vieni, vieni Aldo. Ancora Ferrigno. Lascialo, non chiama un fallo su Gesuè. Ancora rimessa laterale per il Vibo Villa. Vediamo che cosa succede. E gli avversari reclamano un fallo di mano che non esiste. Punizione a favore degli Cusati. Per una volta quest'arbitro ha visto bene. Possiamo essere soddisfatti dopo circa 60 minuti di quest'arbitro che non ha azzeccato quasi niente. Bello! Lui cosa fa voi? La cosa nostra. C'è lo ignorante. Batte Raffaele. Fuori. Andiamo Lello. Ciao, uno, seguiamo l'uomo. Batte Orlando. Sombrero. Spassa il nostro killer. Il Pipita. Pipita. Non va. E si fa rubare la palla. Bella palla per il nostro Torres. Torres, se ne va Torres. Tenta il dribbling Torres. Il pallonetto non va. Palla da Pallinotto ingenuamente. Porco Dio! Non tira, non poteva. Poteva farlo secco. Ancora D'Alessio. Brigel. Il musichiere. Mettila lunga, dai. Dai, dai, dai. Proprio spegno. Non so il pubblico. Ecco qua, grande il nostro Giosuè. Ruba palla. D'Alessio. Pizzuti. Nostra bevita. Non va. Gianluzzi. Rami. Protegge Rami. Sombrero. E il nostro capitano fa fallo. Il nostro capitano fa fallo. Mi dà la palla sta palla. Che cazzo fai? Mucchio selvaggio. Vediamo questo. Che cosa sta succedendo? Attenzione. La sciabolata al veleno. Alto. La nostra difesa si partirà con una sciabolata morbida. Abbiamo... sciabolata al veleno, mucche selvagge in aria. Abbiamo un nuovo collega, Vincenzo Vernieri. Non è da stato battuto. Mucche selvagge in aria. Abbiamo un nuovo collega, Vincenzo Vernieri. Grazie Riccardo, grazie, grazie per la linea. Attenzione. Tenta il tiro. Non va. Palla a favore degli Cusati. E ci ha visto bene anche questa volta. E anche questa volta è un po' discutibile questo. Ammonisce il numero 9. È stato ammonito il numero 9 Petullo. Per Vibonati. Batterami. Siamo al quindicesimo e siamo sempre sullo 0-0. Spazza palla il nostro carro armato, la prende. Rimessa a favore del Vibonati.
proprio scorso. Matte Fedullo. Messa di Basiletti. Per Fedullo. Vediamo già l'uomo. Attenzione, mucchio selvaggio. Non va. Ma perché non c'era il Raffaele sta attento. Non c'è. Mucchio selvaggio. Prende il pallone. E si appresta a rinviare. Oh, ma cazzo. Alla rimessa il nostro Saturno, DJ Lex. Questa a rinviare. Vorrei abbonarmi a Mediaset Premium. Non c'è nessuno, c'è un buco. Oh no, collega. Sì, è evidente, però la squadra quest'oggi sta facendo fatica a fare gioco. Collega. C'è mancano Paolo come i Ghostbusters. È arrivato. Ancora il musichiere. Il musichiere perché sono andato. Buonissimo, alla rimessa. Sono solo canzonette. Rimessa a favore del Vibonati. Questo giffone è un punto di riferimento per questo Vibo Villa. Bravo. Ancora Fusi. Giffone. Nostro José Spazza. La mette in rimessa laterale. Collega Vernieri, cosa ne pensa di questo secondo tempo? Un secondo tempo pieno di emozioni. Batte un ranno. Ancora il nostro musichiere che lotta con... Numero del musichiere! Numero del musichiere! Musichiere! Musichiere, fallo sul musichiere! Fallo sul musichiere! Batte il nostro Speedy Gonzales! Sta perdendo le staffe perché non seguono le direttive che lui dice. Teletubbies, sto D'Alessio, proprio lui. Il Pipita, Cannuzzi, calcio d'angolo a favore degli Cusati. Troppo. Vediamo come va questo calcio d'angolo per gli Cusati, per il musichiere. Va a battere il musichiere. Ecco qua inquadrato il nostro Angelo Abate. Sì, comincio. Il nostro. Va a battere il musichiere. Il nostro musichiere alla battuta. Che cosa succede? Cross. D'Alessio. Alessio. Fallaccio su D'Alessio. Fallaccio. Che vediamo che chi va sul. Ecco qua inquadrato il nostro Jolly, Angelo Abate. Il nostro ma scotto, te la metto solo questo tempo. Alessio. Ma scotto, le cose, le crisantemi. Sicuro non va a capperavendo, sennò su tutto va bene. Vediamo che cosa fa Speedy Gonzales. Il numero mio è partito una cosa a stecca, secondo me. Ancora nessun cambio in questo Licusati. Punizione fuori dal Licusati. Alla battuta il nostro Speedy Gonzales. Vediamo Speedy Gonzales. Antonio D'Alessio alla battuta. È vicino, cosa riesce a fare? Come si fa? Ecco qua, siamo pronti alla battuta. Prova in porta. Gol! Gol di Speedy Gonzales! E tutto il Messico impazzisce! Speedy Gonzales! Il gol di Speedy Gonzales! Speedy Gonzales va a festeggiare sotto la curva! Speedy Gonzales! Sempre lui, Speedy Gonzales! Solo così si può fare questa partita! Ragazzi!
una punizione magistrale. Spidi Gonzales si merita un primo piano. Dai, Aldino. Festa. È la battuta, il Vibo Nati. Rotto il ghiaccio, andiamo avanti. Siamo al 20° e conduciamo sull'1-0. Rimessa a favore dell'Ecosati. Non capisce più niente. Calma, calma. Andiamo avanti. Calma, popolo. Campanile. Ha fatto un fallo il nostro musichiere al centrocampo. Aldo. Vediamo Salomo là dietro. Aldo. Forte. Andiamo avanti. Vediamo il nostro numero 8, Fredullo, subisce un fallo. Il nostro Cammarano, il nostro playmaker, viene ammonito questa partita. Uno qua, vediamo già l'uomo là. Siamo, circa, siamo al 21° del secondo tempo della ripresa. Vediamo che cosa combina Basiletti questa punizione alto per il Vibo Villa. Ma non ti preoccupare, dai. Storico. Vediamo dove va a finire il pallone. Batte in mezzo. Sessue. Batte. D'Alessio, ancora lui. Ancora Filippo. Cammarano. Musichiere. Torres. Torres va, palla per Felipao, Felipao, se l'allunga troppo Felipao, se l'allunga troppo Felipao, dai miei piedi, Rami, imperioso Rami, Rami, Torres, butta in mezzo, buona voglio! E Ligosati sta giocando bene. Per noi. Comunque dopo il gol li vediamo più sciolti. Giocano meglio. Ma quando sta cominciando sta partita? 23 minuti. Siamo al 23°. Siamo al 23° della ripresa. Oui. Torres. 1-0 per loro. Torres. A butto in mezzo. Vai alto! Ricorri! Ribatte il terzino del Vibo Villa. Il nostro Spidi Gonzales. Calcinatore. Cammarano. Cammarano ruba palla. Sta giocando bene. Gira per Torres. Ancora Torres. Il Nino meraviglia. Il ginocchio. Torres. Il Nino va. Il Nino va. Ancora va. Ancora va il Nino. No. Calcio d'angolo a favore degli Ecosati. Questo Vallinotto sta facendo miracoli su miracoli. Sono due o tre occasioni da gol. Comunque li stiamo massacrando dopo il gol. Siamo dominando. Calcio d'angolo del musicologo. Colpo di testa di Rami. E l'arbitro, abbiamo un ballo che non c'è come al solito. Torna! Ora batte Vallinotto. Bombe carte allo stadio, sugli spalti. Lo stadio è una vera bolgia. Cedullo. Cedullo. Calma, Gesue. Per Rizzuti, che non ce la fa, ma Gesue intercetta e avanza e rinvia, ma intercettano gli avversari al centrocampo. Ma il nostro Torres la prende ancora lui. Lancia palla per lunga per il nostro Pipita. Vediamo che cosa combina. Il musichiere, numero del musichiere. Vuole il fondo. Musichiere. Non va. Il musichiere non musica. Bayer cross. Felipao, ancora Felipao. È nostro, è nostro. Il
e l'arbitro non assegna il calcio d'angolo. Un fallo per noi, chiama una rimessa per gli avversari. Cosa incredibile. Aldo! 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 Vieni qua! Aldo! Ti batte ancora Vallenotto, quasi Licusitano. Giosuè! No, voglio, occhio! Voglio, voglio! Ehi! Rimessa a favore del Vibonati. Vallenotto alla battuta, lunga. Intercetta Felipao. Monumentale Felipao. D'Alessio, ancora Spidi Gonzales, rincorre. Grande Spidi Gonzales. Protegge palla. Numero di D'Alessio. Ancora lui. Giosuè, sempre il tiki taka. Che tiki taka. Il nostro Pirro. Giosuè, Giosuè, spazza Giosuè, spazza. Gli avversari si lamentano sempre senza esserci niente, non capisco perché si lamentano. E D'Alessio ancora lo intercetta, campanile, campanile. Capano, Capano. Rimessa per il nostro Brighel che va a prendere il pallone. È il nostro, facciamoci lì! Vediamo il nostro carro armato che non faccia questa rimessa. Non morire, adesso signore! Abbatte molto bene per gli annunzi. Nostro Pipita, fallo sul nostro Pipita. Batte il nostro musichiere, palla per il musichiere, per il Torres, ma che fa un pallaccio di avversario, l'avversario entra sul piede duramente senza che l'arbitro si accorge di niente. Il pallone là che non là ci scianga tutto e due. Non ha chiamato niente come al solito. O deve essere una buona punizione per noi al limite dell'area dove ha segnato già D'Alessio. Vediamo che cosa fa l'arbitro. Ancora non c'è stato nessun cambio, siamo al 25esimo. Stanno riscaldando Cetrangolo, Antonio. È la nostra volpe. Rimessa a favore dell'Icusati, batte il nostro Brigel. Vediamo Brigel che rimessa fa. Guarda Alessio che si fa rubare il pallone. Musichiere. Va bene. Rimessa a favore del Vibonati. Rocco. Camarano, il musichiere, tenta il numero, buona, il musichiere, e gli annunzi intercetta e va fuori il pallone. Rimessa sempre a fuori del Vibonati. Forza Gaetano! E la folla acclama, che invoca uno della panchina. E il nostro Brighel. Picchiamolo, una volta, picchiamolo, sto cazzo di pallone. Sulla palla il nostro Torres che gioca a tutto campo. Fallo fuori dalle Cusate. Molti avversari in tutte le zone del campo. Oh, Babbu, a quanto siamo arrivati? 26-27. Siamo al trentesimo del secondo tempo. Al quarto. Batte il nostro Abdel Rami. Batte Rami.
Mocca mocca nasa vinto. Forza forte! Andiamo. Non c'è nessuno. Maluccio, ma Iannuzzi va a prendere un pallone quasi in calcio d'angolo. Felipao in aria, Felipao è in aria. Felipao. Ancora Cammarano. Ancora il nostro Torres che non si stanca mai. E fa un rimessa a favore. Rimessa a favore del Vibonate. Facendo il nostro il nostro migliore in campo oggi sicuramente, il nostro Torres. Batte, vai in otto. Per Rocco. Vuole nostra, io ti sta palla. Rocco. Batte D'Alessio, rimessa per noi. L'arbitro decreta il controfallo. Batte sempre il nostro Brigger. Vediamo a chi la passa, al musichiere, si fa rubare il pallone. Rimessa per il musichiere, bella palla per Torres che non ci crede, che non ci crede, niente di fatto. Asletti è il nostro, subisce fallo Rizzuti dal nostro Barros di Rusati. Batte ancora Ruocco. Cazzo, ma l'arbitro fa ripetere. Ammonisce il giocatore a Ruocco che perdeva tempo. Qua Ruocco alla battuta. Ruocco. Per Giffoni e Giosuè la spazza. Giosuè il Pepita. Gianduzzi. Torres. Ancora avanti. Nostro Nigno si gira. Numero per il nostro musichiere. Tenta l'imbucata. Non va. Ancora il musichiere. Cammarano. Non hanno tirato. Ma come al solito Pallinotto capisce tutto. Batte Pallinotto. Felipao. Felipao. Ora Rami. Il nostro Brighel. Il nostro capitano. Spazio. Via dall'area di rigore. Fermi là, fermi là. Ma se sei con chi era? Playboy, c'è Playboy. Batte Pasquale. Detto Barros, rimesso laterale per noi. Fallo su Basiletti del Vibo Villa. Di Barros. Vediamo questo fallo. Speriamo che non succeda niente di fatto, ovviamente. Per noi. Batte Gerbasi. Marcatura zona, la nostra marcatura è il solito 3-5 4-4-2 collega. Il 4-4-2, sì, è il 4-4-2. Punizione, attenzione. Vai Cesto, vai! Calcio d'angolo a favore del Vibonati. Il Vibo Villa va a battere Rizzuti. Mattia dietro! Rizzuti già battuto. No! No! Che ingenuità! Dei nostri due terzini.
che ingenuità. Di Rami e di Barros e Gesue che erano nella stessa zona. Proprio lui, l'uomo più atteso. Segnato corno Gesù. Ha segnato con la gente per il Vibo Villa. Purtroppo non era calcio d'angolo, lo potete dire. Incredibile, che ingenuità. Ingenuità sul primo palo che si poteva evitare. Come al solito facciamo uno sbaglio clamoroso. Felipao con la corno Jason che si è galvanizzato dal gol. Alessio numero Alessio. Speedy Gonzales appoggia Brigel. L'arbitro fa finta di non vedere. Punizione a favore delle Cusate. Io non lo so come si fa. Siamo al 36esimo del secondo tempo. Su Brigel. Siamo sull'1-1. Supponiamo ci siano i tempi supplementari. Purtroppo batte il nostro Rami. La partita dominata la stiamo pareggiando. Assurdo. Il nostro Barros. Barros la passa agli avversari. Questo grande Felipao, insangabile Felipao. Rami. Giosuè, Felipao, ancora Felipao, Felipao, numero di Felipao, 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 ancora Felipao, Felipao, bella palla per Alfredino Russo, Russo, gol! E Torres, ecco qua inquadrato il nostro mister, pure, passione di campo, e Torres, sempre lui Torres, e vai, e andiamo! Doppietta! Quale doppie? Ha segnato Alfredino. È il gol del Nino! Nino Meraviglia! Doppietta! È il nostro Nino! Che gol! Grandissima palla di Felipao! Ecco qui inquadrato il nostro Nino! La sua prima partita! Inquadrato il nostro Nino! Esordio con gol! Come assordo! Esordio con gol! Oltre che il migliore in campo ha fatto un grande gol! Grandissimo passaggio di Felipao. Bella palla di Felipao. E ha concluso bene Torres. Dale, dale, vieni, dale. Vediamo. Picchia il nostro Cammarano, la mette in rimessa. Vediamo che ora stiamo più attenti, non facciamo come prima. Cerchiamo di perdere tempo. Fa camminata lei, fa camminata! D'Alessio! Vai Aldo! Ecco qua ancora, siamo sul 2-1, siamo al 39esimo del secondo tempo, conduce il Ligusati. Arami. Non riesco a capire come quest'arbitro chiama. Ci ha dato una punizione a favore del Vibonati. Sta inventando quali su quali. Troppo. Punizione affidata. Batte Basiletti del Vibo Villa al limite della Ferrigno. Il portiere sistema la barriera. Ferrigno, vediamo al limite dell'aria. Occhiurello! Tensione in aria. Vediamo che stiamo attenti su questa punizione. Aldo! Aldo! Vediamo già l'uomo! Aldo!
fischia l'arbitro, tira Ferrigno. L'arbitro prova per la porta, e il nostro blocca. Saturno para senza problemi. Quasi sicuro. È un tiro innocuo, come speravamo. Batte Raffaele. Siamo al 40° del secondo tempo. D'Alessio. D'Alessio. Il musichiere. Musichiere. Bravo. Bella palla. Nuzzi. Ancora lui. Rimessa a favore degli Cusati. Palla laterale per noi, ne va a battere il musichiere. Ma ne lo sa, che era che sono sonnifero. D'Alessio prende la palla e la batte lui. Per il musichiere. Ancora il nostro Brigel che non fa passare nessuno. Rimessa a favore delle Cusate. La prova lunga. Il nostro Cammarano va, palla al piede, ancora Cammarano, palla al piede, va. La mette sul fondo. Iannuzzi, palo! Palo clamoroso! Palo! Palo clamoroso! Incredibile questo palo! Deve essere il terzo gol! Batte la mi e ammonisce il numero 7. Numero 7 Ferrigno. Punizione la batte il nostro Rami. Numero 7 Vasiletti, cioè. Il Bibbo Villa. Batte Rami e l'area avversaria. Ma l'arbitro ancora fischia. Mattia, Mattia, calcio il pallone. Non si sa che cosa. Signore, signore, signore. Al cambio del pallone. Batte il nostro. Batte Luca. Il fondo del centro Felippao, Iannuzzi, niente di fare. Sicuro il portiere. Valido. Cammarano. Fallo evidente sul nostro Barros che non chiama quest'arbitro. Che non so come definirlo. Ma la linea lungo! Ale! Punizione! A favore del Vibonato! Aldo marca uno! Batte il numero 10, il numero 11! Vediamo che cosa succede! Vediamo già l'uomo! Ora lui, vediamo se Rizzuti. Venga Mattia, non la piglia, Pasquale perlomeno butta lui. Buttatele fuori! Resta alla battuta Rizzuti, butta in mezzo, palla al centro, stacca il nostro musichiere Felipao. Grandissima partita di Felipao, rimessa a favore del Vibonato. Pallone, 4 minuti pallone in e l'arbitro dal recupero, 4 minuti palo laterale per 4 minuti. Il nostro Spini Gonzalez si spazza. Campanile, attenzione, mucchio selvaggio in aria. Spazza. Numero 13 prova il tiro, il nostro Torres spazza. È a tutto campo, gioca a tutto campo. Andate in 4 4.
siamo nei tempi di recupero. Vediamo l'arbitro che cosa decide. Campanile. Nostro Torres può andare palla al piede. Torres se ne va. Se ne va Torres. Se ne va Torres. Fallo su Torres. Questa è ammonizione, a mio parere. Gli avversari a tutto campo. E lo ammonisce. Salta avversario su avversario. Meno male che c'è il nostro mandabile Torres. Penso che quest'oggi non ci dovrebbero scappare i tre punti. Punizione affidata al nostro Speedy Gonzales. La mette in mezzo, bella palla. Vabbè, 2-1 per loro. E comunque mancano un giocatore del Vibo Nadi. Fallo fuori del Vibo Nadi. Fallo fuori del Vibo Nadi. Prende il pallone. Prende il pallone il nostro musichiere in mano e l'arbitro lo ammonisce. Gesuè, stacchiamoci, stacchiamoci. Sono le solite cose che succedono nel calcio. Oh, torna a barretta, un doppio, un calore. Basta la punizione, il portiere avversario, vai in occhio. Non sia maggiore là, Pasca! D'Alessio! Vediamo già l'uomo, l'uomo! E la passa poi a Sera. Siamo in là! Vediamo senatore dove la dove senatore alla battuta. Occhio, Casanova, occhio! Signore! Signore! Occhio! Aiutate Alessandro! Aiutate Alessandro! Senatore! Calma, 16. L'arbitro dà il fallo a favore del Vibo Nadi. Oh, vediamo già l'uomo! Per il Vibo Nadi quasi al limite dell'aria. Vediamo già l'uomo! Saliamo! Vediamo già l'uomo! Fatto il Basiletti. Basiletti alla battuta. Dario! Gioca! Dario! Dario! Scintilla in campo. Siamo attenti. Sono scintille nella nostra area, sono nervosi i nostri avversari ovviamente, non ci stanno a perdere, ma abbiamo dominato, non c'è discussione sulla partita. Dario gioca! Si lamentano di un arbitro più a loro favore che a noi poi, definitivo. Dietro Walter! Punizione a favore del Vibo Nadi. Tesa! Il nostro Lello esce. Tiro di tiro fuori. Di Bonizio che va fuori. Anche si è fatto male il nostro giocatore. Si è fatto male alla testa. E sta andando sopra i soccorsi nostri. Ma che vediamo il ragazzo che si riprende. Si è fatto male il nostro Felipao. Come al solito un grande combattente. Il nostro Felipao. Ma si rialza. È molto dolorante. Sono quei falli che non dovrebbero mai succedere. Testa e testa, purtroppo succedono queste cose. Comunque questi gli avversari fanno polemiche assurde. Alla rimessa il nostro Saturno Raffaele. Posto di giocare fanno polemiche stupide. Buona Raffaele. Sempre al nostro Russo. Il nostro Torres. Instancabile. Protegge palla. Poggia il nostro Rami. Rami spazza.
4 Tammarano. La partita dovrebbe giungere al termine, ma l'arbitro ancora non fischia. Rimessa a favore dalle Cusati. Calma! Lo so che quanto tempo sta dando. La partita dovrebbe essere già finita. Batte il nostro Barros. I 4 minuti sono passati, che è parecchio, ma l'arbitro ancora fa continuare il gioco. Batte il nostro Barros, lunga. E fischia e si conclude così. Il Ligusati vince 2-1 contro il Vibo Villa. E dalle domenica prossima. E dalle Ligusati nel mondo è tutto. Vi salutiamo io, il mio collega Pietro Garofalo, il padrino. E Pecorelli del Vibo Villa. E Pecorelli del Vibo Villa. Arrivederci. Ecco. Arrivederci alla prossima. Dalle Ligusati nel mondo è tutto.